Questa è la sorpresa. Con ambasciatore a fianco. Mi ricordo bene. E adesso è diventato patrimonio mondiale dell'umanità del prossimo. Quindi i nostri soci sono 43 paesi. Quanti sono i paesi? 46. Ormai siamo in questo è il presepe delle tre religioni, delle tre fedi, è il terzo più importante. Però è tutto multimediale. Che cosa succede? Quando scegli il percorso emozionale, si spengono le luci e comincia il percorso dalla natività e nello schermo lì esce tutta la storia del pastore, che cosa è stato fatto con tutte le musiche, tutte queste cose qua. La logica del museo 4 di funzione, il lumine fa la descrizione. Sono 8.000 metri. Questo invece è il primo museo della pietra di Lecce, pesa 8 tonnellate e l'hanno fatto nel 1812, che era il museo di pastore. L'hanno inaugurato 43 capi di Stato, tutta questa roba qui l'ha portata Erdogan all'epoca. E questo è frutto di lavori di 30 anni, facciamo 30 anni con la fondazione l'anno prossimo. Erdogan era ancora primo ministro, quindi è qui per chiedere una aiuta in Europa e ci ha portato tutte queste cose. Queste multimedialità, tu puoi fare dei commenti, li metti sul sito e quindi questa è tutta la storia del Corano. Facciamo non più di 10.000 visitatori all'anno, però restano una giornata insieme. Perché praticamente non basta una giornata. Questa è la famosa Sfinge di Rosetta, cioè la prima che venne con il campo dei geroglifici e con i primi oggetti che stanno. Ce la regalò la signora Mubarak con Romano nel 2003. Questa è stata Romano oggi tra Antonio, la sorella, eccetera, come può farci la sfinge e l'altro dono che viene da sinistra. Questo è tutti per i ragazzi. Cugina tutti l'8K, quindi questa è la legge di Caserta, la certosa di Padula, che sono i 12 vincoli sul patrimonio. Ciao Assunta, come stai? E questi vengono a vedere tutti i mondi, quindi i professionisti. Se ti fa piacere, tu c'è il manifesto che andrà all'ONU la settimana prossima, quindi te lo firmare anche a livello personale. E abbiamo ristabilito la parità di genere anche nelle religioni, quindi Don Bosco con Madre Nazarello, che è venuta la madre a portare anche questa cosa qua. Questo edificio era completamente abbandonato. Era demaniale abbandonato. Demaniale abbandonato, c'erano pacche di gabbiani, io l'ho ristrutturato in primis, vendendomi una casa e raccogliendo i soldi di dal paese. Questa è una cosa molto importante, è la quarta moschea, non camminare sul tappeto, questa è la quarta moschea più importante. Signorina, Allah è grande, noi dobbiamo credere in Lui praticando la carità, la misericordia e la fratellanza. È stata benedetta dal grande imam del Cairo, quindi è una umma, è il quarto luogo più importante al mondo per i cristiani, per i musulmani moderati. Che cosa succede? La Daikin che ci ha sponsorizzato, quando si fa la cerimonia annuale che viene il grande imam, si accendono queste luci automaticamente quando lui recita versetti che riguardano la broderia della base. Nel 1216 la moschea di Rabbas allargò, le vecchie avevano fatto questo ricamo, ce ne sono due e uno sta qua. Quella è la prima porta della moschea di Agadir, è la cosa più rara di questa stanza, è il primo Corano che ci ha dato la Arabia Saudita. Corano scritto a mano, itinerante, cioè questo è il Corano che loro portavano quando era così. Con questo schermo ci colleghiamo con la grande moschea del Cairo e ogni venerdì assunto queste altoparlanti vanno sul tetto con l'opposizione del sindaco dei Magistris, perché Napoli diventa per 20 minuti una città musulmana, come il sabato ci manda. Quindi abbiamo messo il simbolo della pace, stanno tutti aperti i palestinesi rari. E questo c'ha un metro e mezzo di polistirene, per cui la terza sala invece questo modello qua. Un modello di Davos. Qui si prendono 40 casi di Stato per analizzare i problemi che impediscono la pace, da quella delle Coree, eccetera, tutti questi. E il tema importante l'anno prossimo sarà lo sport strumento per la pace, che avremo qui le università. Questo World deve avere un comitato di 12 persone.
Ecco, se andavo a Ferrara in un terrazzo così, morivo assiderato da 30 secondi. Guarda che la ieri mattina c'era la mia. Ma veramente. Allora, questo è l'altro totem della pace che sta nel porto con le reliquie di 300 migranti che ha inaugurato proprio a quel centro.